volta nella storia oltre 40 Ferrari sfilano nell'unico deserto d'Europa, nel sud della Spagna, più precisamente nella provincia di Almeria. Dopo una traversata da Civitavecchia a Barcellona, le auto Ferrari, il club Passione Rossa, un club che ha tenuto molti eventi a Sulmona ed in Abruzzo, hanno percorso la costa meridionale della Spagna e sono arrivate oggi in Andalusia, toccando prima Mallorca, dove ad attendere c'erano centinaia di persone festanti, e poi ad Almeria. Tre giorni di record resi possibili grazie alla collaborazione con l'imprenditore abruzzese delegato del club in Spagna, Antonio Santa Croce, che ha condotto con sé una nostra troupe, che ci manda appunto questo resoconto. Antonio Santa Croce da qualche anno ha aperto un ristorante italiano in questa località. Buono, la bella vita italiana, questo è il titolo. Grazie al suo impegno, alla passione del suo staff, del socio Francesco Calderozzi, l'impresa è riuscita ad organizzare un evento straordinario, far arrivare oltre 40 Ferrari nella terra del film western, scoperto per la prima volta dalla visione di Sergio Leone, che insieme ad Ennio Morricone l'hanno resa famosa nel mondo. Da qui il nome dell'evento Ferrari Western Tour. E spero di poter infuocare questa terra così con i nostri motori e i nostri colori. Grazie a tutti. Sarà un vario dia che passeremo con questo paese, questa provincia, e speriamo di infuocare questa terra con questo nostro colore, nostro rumores. Muchas gracias a todos. Y bueno, yo añado algo a ser delegado español del club. Y abbiamo preparato una targa di agradecimiento per l'Ayuntamiento de Mallorca che vamo a entregar a nome del club Passione Rossa a los concejales. Y aquí empieza oficialmente el Ferrari Western Tour, que nos llevará en toda la provincia de Almería por los próximos 3 días. Buen Ferrari a todos. Benvenuti in Spagna, benvenuti in Andalusia, siamo con Antonio Santa Croce e Francesco, perché io con i coglioni sono legata, e siamo qui alla prima giornata, all'inizio, al via della Western Tour Ferrari. Antonio Santa Croce è il delegato della Spagna del club Passione Rossa, che è un club tra i più prestigiosi, insomma, della Ferrari. Allora ragazzi, quanto è stato difficile ma anche emozionante portare Passione Rossa, portare così tante belle Ferrari qui in Spagna da voi? La difficoltà va di pari passo con l'adrenalina, siamo felicissimi di aver compiuto questa impresa che è solo iniziata, ci sarà molto a divertirsi e ci sarà ancora molto lavoro che ci aspetta, ma siamo fieri e orgogliosi del lavoro fatto finora. Com'è stata l'accoglienza qui a, dillo tu perché io lo pronuncio male, ecco, com'è stata l'accoglienza? No, è eccezionale, veramente, la cittadinanza ha risposto molto bene e siamo onorati e felicissimi di questa accoglienza. Siamo qui con Fabio Barone, presidente di Passione Rossa, un club Ferrari importantissimo, prestigioso, e comincia oggi la 3 giorni dedicata al Western Tour Ferrari, nell'unico deserto oltretutto europeo. E Fabio, qual è stata l'accoglienza? Qual è il programma di questi 3 giorni e questa Passione Rossa che deve accendere una terra già tanto caliente? Beh sì, sicuramente è una terra caliente come i nostri motori, né di più né di meno. Abbiamo avuto un'ospitalità incredibile, di questo ne sono veramente felice. 3 giorni ricchi di impegni di tutti i tipi, perché saremo in giro dai comuni alla pista fino ad arrivare nel deserto. Insomma, è l'inizio di un grande tour, l'inizio di un evento importante, e quindi ce lo godiamo così come deve essere. C'è sempre tanto entusiasmo per la Ferrari in generale, ma anche proprio per le macchine private, se vogliamo dire, no? Quindi al di là della pista, tutti gli amanti e gli appassionati di Ferrari che sono qui con te rinnovano una passione, rinnovano anche quella che è l'emozione per i motori italiani e per un marchio storico. Questo è il DNA di Passione Rossa, quindi tutti i soci condividono questa passione e la ottimizzano al meglio con noi.
siamo dei creatori di sogni e di adrenalina. Buongiorno, buongiorno dalla Spagna, da Almeria. Siamo qui e diamo il via alla seconda giornata del Ferrari Western Tour. Oggi saremo a Roquetas de Mar e poi ci sposteremo ad Agua Dulce. Mi raccomando, seguiteci. Ciao! Amici di Onda TV, benvenuti a Roquetas de Mar, nella provincia ampia di Almeria, nel sud della Spagna, e siamo qui per la seconda giornata del Ferrari Western Tour. E ci sono insomma delle meravigliose Ferrari in esposizione con i loro proprietari, e qui abbiamo insomma un socio di Passione Rossa, che è il club più importante e prestigioso insomma che si occupa della Ferrari. Domenico Santa Croce, eccolo qui con noi, il nostro amico ferrarista, papà, dobbiamo dirlo, di Antonio Santa Croce e zio di Francesco Caldarozzi, esatto. E sono i due delegati per la Spagna di Passione Rossa. Domenico, ben trovato. Ben trovati a voi, grazie. Allora Domenico, prima di tutto, ma com'è che hai deciso di acquistare una Ferrari? Tanti anni fa, diciamo non proprio tanti, ma comunque un po' di anni fa, venivano a fare gli eventi a Sulmona con sempre Passione Rossa. Allora vedevo tutte queste Ferrari che venivano nel mio albergo e vedendolo, osservando un po' tutti i vari modelli, mi sono reso conto che mi è appassionata questa cosa, mi appassiona talmente tanto che a un certo punto ho detto: guarda, me la devo acquistare anch'io una Ferrari. Però diciamo che la Ferrari di Domenico non è rossa. No, è gialla, però... Però io la prima che ho acquistato era rossa, poi siccome ho voluto una Ferrari più potente, perché non ero soddisfatto di questa, poi mia moglie piaceva il giallo, ho detto vabbè, prendiamo la gialla. Vabbè, quindi abbiamo accontentato anche la moglie, che è un'appassionata insomma ormai come te, no? Da certamente, certamente, anche perché dopo successivamente abbiamo coinvolto anche il nostro figlio. Certo. Questa qua proprio ad Almeria, dove stiamo facendo questo bellissimo raduno. Esatto. E lui gli abbiamo proposto proprio di fare questo raduno qua in Spagna, e questo è successo prima del Covid. Ok. Avevamo già organizzato il tutto, poi successivamente ci siamo dovuti fermare. Esatto. E adesso diciamo che è proprio un riavvio anche della vita, della passione per le, esatto, Ferrari e tutti. E infatti diciamo che questo è il primo tour di Passione Rossa qui ad Almeria in Spagna, ed è stato proprio grazie ad Antonio Santa Croce e Francesco Caldarozzi. Io con i cognomi, amici miei, non ci prendo tanto, ed è stato grazie a loro però che le Ferrari e Passione Rossa sono arrivati qui. Quindi tu sei socio, sì, di questo club, sì. E quali sono, mettiamo, ecco, così facciamo vedere un po' anche le splendide Ferrari alle nostre spalle, quali sono i paesi in cui tu sei stato, quali paesi avete visitato in questi anni? Allora, noi abbiamo fatto tantissimi raduni, in Italia chiaramente ne abbiamo fatto tanti, ma soprattutto quelli più particolari li abbiamo fatti all'estero, uno in particolare in Finlandia, siamo arrivati addirittura al Circolo Polare Artico. Ed è stata una cosa stupenda, ma soprattutto un'impresa quasi. Cioè, sì, è comunque un viaggio avventuroso. L'accoglienza di Almeria e dintorni di Roquetas de Mar stamattina, visto che siamo arrivati qui stamattina e siamo stati ricevuti anche dal sindaco, dall'assessore, quindi c'è stato un momento istituzionale importante. Qual è stata l'accoglienza qui a Roquetas e ad Almeria? Allora, qui ad Almeria e Roquetas c'è stata un'accoglienza veramente calorosa, stupenda, tutti si sono resi disponibili, e soprattutto anche perché il marchio Ferrari ormai
conosciuto in tutto il mondo e appassiona un po' tutti. Anzi, addirittura il sindaco di Rocchetta de Mare ha manifestato l'intenzione di acquistarne una. Ecco, vedi, quindi facciamo girare l'economia. Quindi l'economia gira anche in questa maniera. Poi chiaramente loro si aspettano pure che da noi si torni qua come turisti, ma la stessa cosa ci aspettiamo anche noi, che da qui qualche turista magari lo prendiamo anche in Italia. E certo, comunque questo è un gemellaggio a tutti gli effetti, di tipo economico ma anche sportivo e culturale e turistico, e quindi dalla bella Italia alla bella Spagna, insomma, il Ferrari Tour può essere una buona occasione. Allora Domenico, ci aspetta questa sera, insomma, un'altra tappa, vero? Tra pochissimo. Allora questa sera saremo al ristorante di mio figlio e Francesco. Esatto. Il ristorante buono, La Bella Vita Italiana, che è un nome che già dice tutto. E quindi tutti ci ritroveremo lì, e sicuramente ci aspetterà una cucina ottima, la nostra cucina, no? La cucina italiana, che piace anche molto agli spagnoli, perché poi c'è da dire questo, che qui abbiamo importato ovviamente la grande tradizione italiana, soprattutto abruzzese, diciamolo, perché comunque, insomma, ci sono le tradizioni gastronomiche dell'Abruzzo che, grazie ad Antonio e Francesco, insomma, sono apprezzate. E siamo in compagnia di Fabio Barone, presidente di Passione Rossa, che è questo club prestigiosissimo, insomma, che porta la Ferrari nel mondo, e siamo qui a Rocchetas de Mar per il Ferrari Western Tour. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Stamattina siamo stati accolti dal sindaco e dall'assessore, che mi sembra abbiano, insomma, veramente accolto in maniera molto calorosa e molto interessata la Passione Rossa. Beh, sì, perché sai, Ferrari è un brand internazionale, è famoso in tutto il mondo. Se tu chiedi a un qualsiasi bambino di prendere un foglio di carta e un colore e fare una macchina, la fa rossa. E infatti, allora ascoltami, Passione Rossa, da quanti anni e soprattutto quanti soci? Quanti anni? Quasi troppi, perché è 1999, quindi questo è il 23esimo anno di attività, 800 raduni fatti, e soci ne abbiamo poco meno di 70, limitati, cioè, ovvero non andiamo per default a sorpassare i 70 soci. Ci sono donne? Donne alla guida? Donne che vi seguono? Sì, ci sono donne che ci seguono, sono anche molto brave, e quindi ne siamo assolutamente felici. Ok, allora io so che tra un paio di giorni qui nel deserto, che poi è l'unico deserto d'Europa, c'è un record un po' particolare da superare, che tu stesso dovrai superare. Di cosa si tratta? Ce lo racconti? Sì, diciamo che non io personalmente, ma noi ragioniamo sempre in famiglia, quindi è un gruppo. E sarà la prima volta nella storia che 40 Ferrari arriveranno nel deserto, e quindi nel momento in cui sarà terminato lo schieramento, quello sarà il record che poi qualcun altro magari un domani potrà cercare di battere, però siamo stati comunque i primi. Esatto, e quindi siete comunque gli apripista, no? E, Passione Rossa nel mondo, quali sono state le più grandi soddisfazioni, i traguardi anche di tipo non solo sportivo ma culturale, che hanno segnato questi 23 anni di attività? Ma guarda, io credo che ogni singolo raduno fatto in questi 23 anni, dal piccolo paesino sperduto o all'essere stati i primi nella storia a entrare in Piazza San Pietro con Giovanni Paolo II, essere stati i primi nella storia a portare le macchine al Circolo Polare Artico e anche altre piccole cose, abbiano contribuito un po' alla realizzazione di questo gruppo che ormai è consolidato. E allora immagino che tu abbia anche già dei progetti per il prossimo futuro, quindi Passione Rossa sarà impegnata prossimamente in cosa, dove? Guarda, abbiamo dei progetti molto importanti, la domanda è: tu sai mantenere un segreto? Io per natura non posso mantenere segreti, ma devo divulgarli, quindi tu non me lo dirai. Esatto. Invece oggi pomeriggio, tra pochissime ore, dove andiamo? Credo il programma continui con Acqua Dolce e poi stasera saremo ad Almeria.
Eccoci qui sempre da Roquetas de Mar insieme ad un altro ferrarista, insomma, di quelli storici di Passione Rossa, Giuliano Sabellico. Da quanti anni sei in Passione Rossa? Da 22. Quindi praticamente, insomma, dall'inizio. Quali sono stati i posti più belli, le avventure più particolari in tutti questi anni? Beh, ce ne sono state parecchie e molto interessanti, sia in Europa e poi abbiamo fatto anche delle cose in altre parti del mondo. Senti, una domanda, ma Ferrari perché? Perché la Ferrari? Primo, è una passione. È una passione come una squadra di calcio. Per me è la Roma. Del resto, non lo so. Però tutto è una passione. Tutto, sì. Questa è una passione che porto da quando, diciamo, l'età della ragione. E come viene accolta la Ferrari nel mondo? Beh, diciamo abbastanza bene. Sono molto, molto interessati al brand e alle macchine, che sono stupende. Le Ferrari sono tutte belle, dalla più che pare che brutta, che non piace, che a quella che è stupenda, che è inarrivabile perché ha dei costi proibitivi. Ed eccoci qui, continua il Ferrari Western Tour e oggi ci troviamo ad Agua Dulce, dove, insomma, Passione Rossa ha portato le sue bellissime Ferrari in esposizione, tantissima gente come sempre, e noi siamo qui con Francesco Caldarozzi, che è il delegato per la Spagna di Passione Rossa, insieme al suo collega Antonio Santacroce. Francesco, benvenuto, ciao. Allora, oggi è stata una giornata impegnativa perché veramente da stamattina, insomma, siamo in giro insieme a voi e quindi abbiamo notato un grande impegno, un grande entusiasmo per portare Passione Rossa in giro nella provincia di Almeria. Allora, come nasce la tua passione per le Ferrari e come nasce l'impegno anche per far arrivare Passione Rossa qui ad Almeria, in tutta la provincia, in tutto il territorio? Allora, innanzitutto la passione che una persona ha per le Ferrari, e la mia passione personalmente, è nata quando ero piccolo, quando ero bambino, fondamentalmente quando giocavo con i modellini delle macchinucce. Quindi da lì mia mamma, mi ricordo che mi comprava tutti i modellini, e quindi da lì, insomma, con il passare degli anni il sogno si è fatto un po' più concreto. Ovviamente uno si va informando sui vari modelli di macchine, poi ovviamente la passione per il motore fa molto, c'è gente che proprio vive per i motori, che sente scorrere proprio nelle vene il motore, e è una passione indescrivibile questa. E per quanto riguarda il Ferrari Western Tour, siamo solo a metà dell'arco della giornata, manca ancora la serata che si svolgerà in un ristorante buono, nel nostro ristorante. Certo. E devo dire che sono molto sorpreso per la quantità di persone che sta rispondendo, e sta rispondendo in maniera egregia, devo dire, perché ho visto addirittura persone che uscivano dal proprio posto di lavoro mentre il carosello di Ferrari passava per la città per filmare con i propri telefonini, quindi devo dire che sono molto sorpreso e molto entusiasta. Amici, buongiorno da Enix. Siamo alla terza giornata del Ferrari Western Tour. Oggi siamo saliti in una zona veramente molto particolare della provincia di Almeria. Siamo qui ad Enix, dove Passione Rossa incontrerà il primo cittadino e le autorità, insomma, del paese, che sono state ben felici di accogliere la carovana Ferrari. E seguiteci perché ci saranno altre sorprese anche per questo terzo giorno di tour. Ciao!
Da Enix siamo in compagnia del deputato al turismo della provincia di Almeria e grazie per la vostra accoglienza, per aver accolto la carovana Ferrari in un territorio che parla già italiano, perché già il grande cinema italiano ha scoperto tanti anni fa Almeria e i suoi dintorni. Cosa significa per voi accogliere adesso un brand come quello della Ferrari? Pues es un auténtico honor para toda la provincia que todos estos coches y que este club haya querido venir a un sitio que ha sido el plató de cine del cine italiano, ¿no? Aquí con Sergio Leone, con Sofía Loren, que han estado en nuestra tierra, que han estado en la provincia de Almería y que no se entendería nuestra historia sin ellos, pero yo diría que tampoco se entendería la historia del cine sin la provincia de Almería. Por tanto, disfrutar de este desierto, del desierto de Almería, pero también disfrutar de la gran diversidad que ofrece nuestra provincia, con mar, montaña y también con estos pueblos tan maravillosos como este que nos encontramos ahora mismo en Ix. Es un auténtico placer poder disfrutar de estos coches, disfrutar de todos sus propietarios, por supuesto que estén aquí, pero también, como no, que Almería sea más conocida en Italia. Sí, el vicepresidente dice, ha dicho que es orgulloso de que tantos Ferrari son aquí de Almería, la conexión con Italia es máxima porque somos la tierra del cine. È vero che l'Italia ha messo i grandi registi, i grandi attori, però Almeria ha concesso la sua terra, quindi c'è uno scambio diciamo virtuoso tra i due paesi ed è auspica un evento che si ripeta questo evento in futuro nei prossimi anni a venire. E infatti il Ferrari Western Tour è arrivato qui, diciamo un grande evento anche post-Covid, quindi usciamo fuori insomma da un periodo triste e il rosso Ferrari illumina, no, questa terra in un gemellaggio, in un nuovo gemellaggio tra Italia e Spagna. Quindi la Spagna parla italiano anche perché quest'anno con il mondiale non possiamo proprio lamentarci, eh? Quindi lei è un tifoso e il colore preferito della Ferrari qual è? Yo decía antes que el negro como Maradona. Quale può essere l'impatto economico, turistico di una manifestazione come questa nel vostro territorio? Pues un impacto alto, en primer lugar por las personas que han venido a disfrutar de esta tierra, pero sobre todo porque con vuestro enorme trabajo también vais a dar a conocer Almería en Italia y yo creo que eso va a generar esa simbiosis y esa alianza mutua que permita a Almería también sentirse más italiana y a los italianos sentirse más almerienses y españoles. L'impatto è massimo per le persone che sono venute, quindi per il passaparola positivo che questa manifestazione genererà, ma soprattutto da parte vostra, di voi operatori, di voi truppe televisive, che grazie ai vostri servizi farete conoscere questa magnifica terra in Italia. Ed ecco che Antonio Santacroce consegna al deputato al turismo della provincia di Almeria la maglietta ufficiale del Ferrari Western Tour ed è un ottimo modo, insomma, per sancire una nuova amicizia, sperando di tornare presto. Grazie.
Amici, buonasera da Almeria, dal Paseo Marittimo. E come vedete, insomma, io sono a tavola con due giovani imprenditori che, insomma, vista l'ora, stanno anche rifocillandosi dopo una giornata di lavoro. Antonio Santa Croce e Francesco Caldarozzi. Francesco, fai con calma perché, ecco, stai godendo di una bella carbonara. Allora, noi siamo qui perché dobbiamo raccontarvi una storia di imprenditoria, di giovane imprenditoria qui ad Almeria, però insomma made in Italy, più precisamente made in Abruzzo. Allora, Antonio Santa Croce e Francesco Caldarozzi sono i titolari del ristorante Buono, la bella vita italiana. Antonio, da quanti anni siete qui e come mai Almeria? Allora, noi siamo arrivati qui, abbiamo aperto l'attività da 5 anni fa. Siamo arrivati ad Almeria per vari motivi. Allora, innanzitutto perché abbiamo sempre avuto un'affinità, io e Francesco abbiamo sempre avuto un'affinità fin da piccoli, insomma, è un sogno di creare qualcosa insieme, quindi ci confrontavamo spesso su questa idea, su questa ambizione, su questo desiderio e anche su queste fantasie che avevamo di creare qualcosa. Poi sotto il punto di vista patriottico, perché io personalmente mi piace viaggiare molto, quindi ogni volta che andavo all'estero dovevo sempre falsi ristoranti italiani dove appunto non sapevo neanche usando una cartina o un mappamondo dove era l'Italia, i gestori, quindi comunque vi lascio immaginare il tipo di cibo che servivano, quindi mi sentivo proprio offeso da italiano, quindi comunque facciamo qualcosa di italiano vero all'estero che comunque riscatta un po' nel nostro piccolo diciamo quello che ci stanno tra virgolette facendo credere di noi all'estero della cucina italiana. E poi Almeria, perché Almeria? Io personalmente ci ho fatto l'Erasmus nel 2007 al 2008, quindi conoscevo la città, conoscevo il mercato un po', ovviamente per quello che poteva con le conoscenze di uno studente che aveva vissuto qui, un po' il costo della vita eccetera, che era abbastanza accettabile come primo investimento. E allora abbiamo deciso di iniziare questa avventura scegliendo questa terra, appunto, questa città d'Almeria. Francesco, una scommessa vincente, quindi sono 5 anni di lavoro, di grande impegno, e il Made in Italy che sbarca ad Almeria. Come sta andando? Un primo, insomma, bilancio di questo primo lustro, i primi 5 anni? Guarda, devo essere sincero, abbiamo raggiunto un notevole traguardo, nel senso, dopo 5 anni da quando abbiamo aperto le nostre porte, siamo diventati, se non il ristorante italiano di referenza all'interno della città, ma non perché voglio fare appunto l'ottimista, no? Perché, però lo dicono i fatti, parlando con le persone il ristorante ormai è conosciuto, è sulla bocca di tutti e questo fa piacere, perché fondamentalmente dopo 5 anni, dove ovviamente ci sono stati momenti di difficoltà, momenti di gioia e si sono condivise tante cose, e fa piacere perché fondamentalmente la fatica è fatta e viene ripagata. Certo, e un'altra scommessa è anche la territorialità, perché voi portate in effetti a tavola l'Abruzzo soprattutto, no? E quindi una tradizione che avete nel sangue. E infatti, allora, qui c'è una carbonara, è una versione abruzzese della carbonara, c'è qualcosa di particolare in questa carbonara o è la classica carbonara a cui siamo abituati? In realtà c'è un tocco particolare, ok? Il tocco particolare è l'amore, ok? La passione che noi mettiamo nel cucinare i cibi, questo sì. Che bella cosa, va benissimo. Poi qui c'è una pizza, allora ve la mostro, ecco, senza farla cadere. Cosa ha di particolare questa pizza, Antonio? Allora, la pizza si chiama la cocociara, dedicata appunto al popolo dei cocociari, quindi a Sulmona, quindi ovviamente cocociara chicoccia, quindi base di zucca è la traduzione appunto, la chicoccia è la traduzione di zucca in italiano appunto, quindi crema di zucca, pancetta magra, pomodori secchi, mozzarella e un po' di gorgonzola. L'impasto studiato apposta per le esigenze della clientela locale, però ovviamente rispettando grandi impasti italiani, un compromesso tra una pizza classica e una pizza napoletana, è un impasto in biga con maturazione di 48 ore, quindi insomma
è una bella pizza che moltissima gente l'apprezza e ce la chiede proprio, e mi riempie di gioia perché già uno spagnolo mi pronuncia la cococciara, io voglio una cococciara, già mi riempie proprio l'orgoglio, proprio da sulmonese, come proprio prima ancora che è ristorato. Per aggiungere un discorso, una nota sul patriottismo della carbonara, io dico che la carbonara è abruzzese. Occhio. Io non lo sapevo, eh. Perché la carbonara. Perché la carbonara è vero che nasce a Roma, però voglio dire, in Abruzzo il pecorino veniva dalle montagne dell'Abruzzo. Diciamo che poi è la quota essenziale di questa ricetta. Bellissimo. Il pecorino viene dal centro Abruzzo, dalle montagne, come nel Medioevo appunto nasce la gricia, quindi comunque ecco. Molti romani si saranno offesi di questa mia dichiarazione che ho fatto poc'anzi, però diciamo che a Roma non si fa, cioè il pecorino romano realmente non si fa a Roma città, si fa nei dintorni, però in Toscana, in Grosseto e in Sardegna. Quindi ristabiliamo un attimo di verità gastronomica e storica. E poi, come vedete, e qui non possono mancare gli arrosticini. Cioè, ma fatemi capire, come fanno questi arrosticini ad arrivare dall'Italia a voi? Cioè, è un impegno anche quello di far arrivare materie prime dall'Italia a casa vostra qui ad Almeria. Sì, hai detto benissimo. Quello che mi preme, quello che vorrei sottolineare appunto è l'autenticità del cibo che noi abbiamo, ok? Perché sono tutti prodotti italiani e di conseguenza vengono acquistati in Italia, cosa che facciamo tutte le settimane. Noi ogni settimana siamo abituati a fare un ordine a un nostro fornitore e ogni settimana arriva un pallet, due pallet di cibo italiano. Cibo italiano che poi ovviamente viene cucinato e lavorato da noi. È fondamentale riconoscere e garantire sempre la provenienza dei cibi, questo sì è fondamentale. Esatto, quindi vedete che è una filiera virtuosa quella che comunque vi lega all'Italia e al vostro lavoro. C'è impegno, c'è passione, c'è entusiasmo e diciamo che in tutto questo entusiasmo, in tutta questa storia, c'entra anche l'entusiasmo per la Ferrari. E in questi giorni voi siete impegnati come delegati spagnoli di Passione Rossa, che è questo club prestigioso legato alla Ferrari, e siete impegnati con il Ferrari Western Tour. Ma come nasce questa passione, Antonio? Allora, in realtà, la passione sulla Ferrari penso che sia innata in ognuno di noi, quindi diciamo che c'è ben poco da dire sulla Ferrari. L'idea del Ferrari Western Tour nasce per caso un giorno di ottobre 2019, quando i miei genitori, che fanno parte del club, che possiedono una Ferrari, vengono in visita ad Almeria e mi danno questa idea così per casualità. Poi ovviamente noi, che siamo diciamo lungimiranti e visionari, prendiamo al volo questa idea e ci lavoriamo attraverso appunto il club Passione Rossa, che è il club di Ferrari, di proprietà di Ferrari più grande del mondo, e diamo vita a questo evento. Questo evento si doveva celebrare già a maggio, 1 maggio 2020, ovviamente per ovvi motivi di Covid è stato postdatato, ma non annullato perché non ci ha fermato neanche il Covid, e con orgoglio siamo tornati più forti di prima, nonostante che qualche sponsor anche istituzionale si è tirato dietro nel corso di questi 2 anni, ma noi comunque abbiamo buttato anche in quel caso il cuore oltre l'ostacolo e stiamo qui per celebrare questo evento, perché comunque buono arriva sempre, arriva, cioè è solo questione di tempo, ma noi quando vogliamo ci mettiamo in testa una cosa la facciamo. Siete determinati, siete coraggiosi e il vostro impatto sul territorio, sia come attività commerciale e in questo caso anche come attività, se volete, turistica, culturale, perché la Ferrari è cultura e comunque richiama tanta gente, lo abbiamo visto in questi giorni, un grande entusiasmo. Quindi voi giovani imprenditori italiani, come vi collocate nel tessuto sociale di Almeria? È un'ottima osservazione questa, e mi piace fare sottolineare una cosa, noi quello che offriamo come ristoratori, come imprenditori, è qualità, eccellenza, ok? Qual è il modo migliore per promuovere un'eccellenza con un'altra eccellenza? E in Italia di eccellenza ne abbiamo moltissime e la Ferrari è una di queste. Insomma, abbinare il nome del ristorante a un brand come Ferrari è un win-win. Si vince facile, quindi voglio dire, è lusso con lusso, eccellenza con eccellenza,
ed è questo quello che mi preme sottolineare. Quindi fare un evento, sponsorizzare un evento, portare avanti una manifestazione di questo calibro fa bene anche agli occhi del cliente, per la visibilità del ristorante, per il lusso, per il prestigio che un nome, un ristorante può avere nella città di Almeria. E perché? Chiaramente perché proponiamo dei cibi all'altezza della qualità. Vedete che questi due giovani imprenditori la sanno proprio lunga. Antonio, mi dici un pregio e un difetto di Francesco? Oddio, questa è una bella domanda, insomma, che mi coglie un po' impreparato. Ci devo un attimo riflettere. Allora, guarda, il pregio è sicuramente la costanza e la determinazione. Guarda, sono sincero, molto più costante, perché io non riesco a tenere dei grandi ritmi, cosa che lui è molto più bravo di me. È un difetto, vabbè, questo è un difetto che abbiamo tutti quanti, che comunque a volte ci scaldiamo facilmente, e quindi comunque, però voglio dire, ma questo fa parte della natura dell'uomo, soprattutto dell'uomo, insomma. Francesco, stessa domanda. No, allora, a parte tutto, è un pregio e un difetto allo stesso tempo, è il suo essere molto passionale, ok? Che molto spesso lo porta a fare cose positive, molto spesso lo porta a fare cose negative, quindi insomma l'essere molto, avere molto cuore, molto spesso lo porta a fare cose buone e molto spesso cose negative. Beh, la passione a volte è un boomerang, no? Ragazzi, progetti nel prossimo futuro, cosa bolle in pentola? Beh, anzitutto un po' di riposo, ok, dopo questo evento. Sì, e in secondo luogo la proiezione, la prospettiva che noi abbiamo è quella di crescere, ma crescere su tutti i fronti, a livello imprenditoriale, a livello umano, a livello proprio anche di gestione e organizzazione di eventi, perché ovviamente parlando di Ferrari Question Tour, questo è, ci auspichiamo, sia un punto di partenza, ok? Perché noi vogliamo andare avanti e vogliamo offrire un evento alla cittadinanza ancora più grande, più importante, e quindi di conseguenza l'idea di fondo che noi abbiamo è quello di crescere su tutti gli aspetti. Benissimo, allora Antonio, chiudiamo e voglio chiederti una cosa. Nel tuo DNA c'è comunque il servizio di ristorazione e anche di accoglienza, perché i tuoi genitori sono albergatori. Cosa dicono mamma e papà di te, di questa esperienza, soprattutto anche fuori dall'Italia? Beh, allora all'inizio erano un po' scettici, perché ovviamente è una scelta forte, insomma, di uscire, ma io non sono mai emigrato, cioè non è che siamo emigrati e ripudiamo l'Italia, anzi il contrario, stiamo cercando attraverso anche i nostri progetti futuri di creare sempre più connessioni con l'Italia, perché il nostro obiettivo è proprio l'amore verso la nostra terra. Noi siamo qui per proporre piatti e prodotti della nostra terra, soprattutto dell'Abruzzo, e adesso progetti futuri è quello di vogliamo andare oltre, creando anche un moltiplicatore positivo a livello economico per la nostra terra, perché vorremmo andare anche oltre l'acquisto, insomma, dei prodotti. È vero che abbiamo il nostro mezzo che viaggia oltre ad acquistare presso fornitori selezionati, perché noi vogliamo acquistare sul prodotto locale prettamente abruzzese, diciamo, luogo nostro d'origine, oltre ovviamente per speciale di altre regioni che acquistiamo attraverso intermediari. Allora, i miei genitori ovviamente all'inizio sono un po' scettici, ma poi si sono ovviamente entusiasti, creduti, perché insomma poi alla fine, quando la costanza premia sempre, quando poi ci metti il sacrificio, il sudore, il cuore, alla fine vinci, si vince sempre. E allora c'è tanto cuore, tanto impegno, tanta preparazione, e mi raccomando, se passate insomma qui da Almeria e dintorni, non dimenticate di venire a pranzo, a cena da Buono, la bella vita italiana di Antonio Santacroce e Francesco Caldarozzi. Grazie e ci vediamo alla prossima.